della proroga? Ma io ne sono certo, è una decisione di saggezza e buonsenso. Leggendo i giornali di questa mattina, io credo che noi siamo l'unico paese che riesce a legare la ripresa dei contagi, sì, con grande velocità, e il futuro del presidente e presidente sì, del Consiglio. Io credo che se riuscissimo a parlare della salute dei cittadini, lasciando alla politica di occuparsi del Quirinale e di Palazzo Chigi, molto probabilmente andremmo molto meglio, perché è vero che non abbiamo la variante Omicron, cioè ne abbiamo presenze, ma non presenze significative, ma abbiamo un virus che cambia rapidamente, galoppa. Fortunatamente le vaccinazioni ci danno non l'immunità dal contagio, ma ci danno la riduzione della gravità dei sintomi e della mortalità che il virus ci porta avanti, e evidenzia una volta per tutte che l'immunità di gregge che noi andiamo perseguendo si ottiene se grosso modo quella decina, 12 milioni di popolazione, compresi i bambini da 0 a 10 e coloro che fino ad oggi per motivi diversi hanno ritenuto giusto non fare il vaccino, rappresentano comunque una cinghia di trasmissione che motiva l'emergenza per impedire che una situazione sotto controllo, abbiamo inteso Zaia che dice vado in zona gialla, c'è sì, una differenza fondamentale rispetto alle zone rosse che ci eravamo abituati a vedere. Quindi la campagna vaccinale produce effetti e va continuata. L'emergenza genera non tanto, come ha detto la dottoressa Griselli, solamente la paura e la preoccupazione, ma ci induce anche a quella necessità di realismo e di pragmatismo che ci fa valutare le cose per quelle che sono. Sì. La terra non è piatta e il virus corre. Il vaccino serve e serve anche altro. Facciamo così, adesso poi le devo chiedere, vado subito.